Salve a tutti. Allora, vi avevo promesso questo video relativo alla preparazione del TFA quinto ciclo. Scusate un attimo che inserisco la scusate per il rumore. Allora, quindi T vediamo se ok, TFA quinto ciclo. Allora, badate bene, vi dico delle premesse generali Questo il TFA relativo al sostegno è una specializzazione che avviene per concorso. Il prezzo medio se si vincerà se vincerete il concorso, il prezzo medio per l'università sono 3.000 euro, di solito pagabili in due rate da 1.500 euro. Il corso durerà circa 10 mesi. Giustamente voi vi chiederete chi sono. Allora, io sono il professor Samani Francesco, ho vinto il concorso TFA Materia, ho vinto il concorso docente e sono diventato di ruolo e ho fatto il TFA 3 sostegno, perché prima il TFA 1, 2, 3 sostegno era riservato solo agli abilitati. Allora, per poter seguire questo corso bisognava aver vinto precedentemente un altro tirocinio formativo attivo su materia che dava l'abilitazione alla fine dei 60 CFU crediti formativi universitari e si poteva accedere al TFA 1, 2 e 3. La novità dal quarto al TFA quarto ciclo e poi il quinto ciclo sul quale vi state preparando voi, diciamo, è stato aperto a tutti i laureati, mi sembra anche ad alcuni diplomati, forse diplomati magistrali o adesso non mi ricordo nella sostanza, comunque credo che ognuno di voi sa se può partecipare a questo TFA e il concorso da una volta che è stato aperto a molte più persone, secondo me è diventato più difficile da superare, però c'è da dire anche che tante persone lo provano a fare senza prepararsi e devo dire che in base alla mia esperienza e anche delle persone che ho seguito, che ho preparato, che hanno superato il concorso e che tra maggio e giugno, insomma, scusate, maggio-giugno, tra aprile e maggio hanno preso l'abilitazione. Devo dire anche online hanno fatto la prova a posti e quindi grazie a questo potrà fare adesso il concorso ordinario sul sostegno. Dicevo che è aumentata secondo me di tanto la difficoltà per vincere il concorso perché sarete in molti, però forse rispetto al quarto ciclo, quando c'è stato il quarto ciclo, non c'era alcun concorso. Cioè, adesso ci sono ben tre, oltre al vostro, ci sono tre concorsi, lo straordinario abilitante e l'ordinario. Per brevità, tante cose ve le dirò a voce perché altrimenti rischia di diventare cioè queste sono secondo me premesse importanti da dire. Importanti da dire perché alcuni di voi magari non sanno nemmeno a che cosa andranno incontro e quindi voglio dire che allora per le lezioni il TFA, questo TFA quinto ciclo è costituito da una parte didattica e da una parte. Perché vi dico questo? Perché guardate che secondo me è una cosa assurda che persone anche incinta, persone che stavano male, eccetera, eccetera, dovevano fare dei sacrifici enormi almeno per poter mettere la firma. Perché ovviamente qualsiasi università farete, ci sarà quindi l'obbligo di firma, che poi dipende, insomma, si articolerà in funzione anche dell'università. Ci sono alcune che fanno la firma digitale, altre che fanno una firma normale, alcune all'inizio della lezione, alcune a metà lezione, altre a fine lezione. Quindi obbligo di firma, di presenza. Ovviamente, se state già insegnando, se starete insegnando magari dalla terza fascia, le università vi rilasciano l'attestato di presenza, quindi voi quel giorno potete, anche se quasi tutte le università
consentono di seguire questi corsi il sabato e la domenica, però per quelle università che magari metteranno qualche lezione infrasettimanale e magari voi starete lavorando, se lavorate per esempio nella scuola, loro vi daranno il certificato dietro richiesta, il certificato di presenza. Anche per la didattica, ovviamente, di presenza. Quindi, prima premessa, è un gioco fare questo TFA, cioè un gioco, è semplice fare questo TFA sostegno. Secondo me non è difficilissimo una volta entrati, però la parte forse più faticosa è l'impossibilità a fare assenze, soprattutto per la parte laboratoriale, che mi sembra corrisponde a quasi 30 CFU, forse 28, forse 27, cioè in buona sostanza è corposa come parte, cioè sono tante ore da seguire. In più bisogna fare un tirocinio a scuola. Mi sembra alcune università, diciamo, la parte relativa alle TIC, alle tecnologie innovative di comunicazioni, le fanno all'interno della didattica, alcune le fanno all'interno della parte laboratoriale, alcune ve le inseriscono proprio nel tirocinio e quindi il tirocinio avrà, se non ricordo male, 50 o 80 ore in più. Il tirocinio mi sembra che consta, vi dico vi sembra perché non mi sono letto le ultime direttive, quindi potrei sbagliare, magari anziché 250 potrebbero essere 300 o 200 ore. Comunque consta di 300 ore divise in fasi, perché ovviamente voi dovrete le prime ore, cioè quando inizierete il TFA, voi dovrete iscrivervi in una scuola. In questa scuola voi seguirete il tirocinio. Ci sarà tutta una procedura di iscrizione che vi presenteranno molto bene all'università. Però avrete un tutor e dovrete fare queste ore. Poi devo dire che alcuni magari si mettono d'accordo col tutor, alcuni riescono, che ne so, a fare le ore anche pomeridiane, a trovare insomma un accordo con il tutor, perché poi alla fine di tutto questo tirocinio ci sarà la firma del tutor e del dirigente scolastico. Quindi badate bene che questo tirocinio in linea di massima, anche se magari non riuscirete a fare tutte le 250 ore, magari un'ora, un giorno andate per fare 4 ore, ne fate 3 ore e 10 minuti, magari ve le faranno mettere 4 firme, però sappiate bene, capite bene che insomma è un monte ore non indifferente a fronte di tanta gente che a mio avviso erroneamente si sta lamentando relativamente al concorso ordinario, ma anche relativamente al concorso straordinario. Perché? Perché hanno fatto quelli del concorso straordinario 3 annualità di servizio, magari nemmeno 18 ore, 3, 4, 5 ore a settimana, e si lamentano perché devono fare una prova nella quale diventeranno direttamente di ruolo, dovranno fare una prova non a crocetti. Quelli del concorso ordinario anche si lamentano e non da quando esistevano prima l'ISIS, poi i TFA, poi anzi si sono inventati i PAS, adesso di nuovo TFA quarto ciclo e quinto ciclo, ed è stata abolita il FIT, hanno solo diciamo attivato i 24 CFU, tutto questo a causa dell'alternanza dei governi. Ok, voglio dirvi che tanta gente, ma proprio tanta, tanti nostri colleghi si lamentano, però magari non capiscono che possono diventare di ruolo senza mai aver fatto tirocinio, senza aver mai insegnato nella loro vita, e invece chi vincerà questo concorso dovrà spendere 3.000 euro, dovrà fare tutte queste cose qui, e sembrerebbe, cioè vi potrebbe venire in mente di dire: ma chi ce lo fa fare? Bene, sicuramente una delle motivazioni maggiori è che nel sostegno c'è tantissima richiesta. Nel sostegno c'è tanta richiesta, tant'è che tanta gente lavora da terza fascia o tanta gente abilitata lavora non sulla materia dove può lavorare, ma su sostegno. Quindi si fanno in tante regioni da graduatorie incrociate, quindi in base al punteggio di questi insegnanti,
Non è che questi insegnanti vanno a lavorare sulla materia dove sono iscritti in terza fascia, ripeto, o in seconda fascia o nelle GAE, ma addirittura vanno a insegnare nel sostegno. E perché nel sostegno? Perché ci sono tantissimi posti. Quindi uno dei motivi per cui puntare nel sostegno, secondo me, è perché il primo motivo è amare il sostegno, quindi amare il fatto di poter aiutare studenti BES. Quindi aventi bisogno di quei speciali, in particolare alunni H, alunni che ovviamente hanno la 104 e che hanno il diritto di 8 ore di insegnanti di sostegno. Quindi io vi dico la mia, non, che secondo me fare questo lavoro è veramente, probabilmente una missione che può dare un grandissimo aiuto a tutti quegli studenti che hanno bisogno dei bisogni particolari. E vi devo dire che, avendo io insegnato per 2 anni nel sostegno, vi devo dire che poi io, personalmente io ho fatto anche volontariato alla Caritas, cioè io amo proprio poter aiutare le persone bisognose e più dei soldi, devo dire, tutte le volte che ho insegnato del sostegno, il fatto di veder gioire o di potermi rendere utile, vedere felice il mio discente perché magari lo riuscivo ad aiutare e a capire, per me era un appagamento, era una felicità che andava ben al di sopra, insomma, del guadagno, peraltro non eccessivo, che hanno gli insegnanti. Va bene, fatte queste premesse, nelle quali potrei continuare tanto, però preferisco adesso andare un pochettino più nella sostanza. Perché queste premesse, secondo me, cioè io ho cercato di essere sintetico, vi potrei dire tante altre cose di più. Sono tanti anni che sto nella scuola, conosco tante cose belle e anche tante cose brutte. Secondo me, conoscere anche un pochettino il retroscena è quello che tutto quello che riguarda ed ha riguardato la scuola, secondo me, è importante. Per il concorso, per le prove. Allora, sono fondamentali degli studi relativi alle competenze didattiche e linguistiche, quindi. Nella prova troverete diversi brani con comprensione del testo, nella prova di Cassino e Roma 3, ad esempio, faccio un esempio, una domanda era: ma caffè si scrive così? Si scrive così o si scrive così. E volevano esattamente il nome di ogni tipo di accento. Allora vi dico che non vi scandalizzerete se troverete anche questioni di questo tipo. In ogni caso troverete diverse domande relative alla comprensione del testo. Saranno importanti le conoscenze relative alle competenze organizzative e alla normativa scolastica, organizzative e normativa scolastica. Ah, scusate, stavo scrivendo senza leggere sulla lavagna. Ok, perché nel frattempo sto pensando, sono in diretta, non, diciamo che ve lo dico adesso, se siete abituati agli YouTuber che montano video di 4 minuti e impiegano magari un giorno, investono un giorno per riorganizzare il video, fare effetti speciali, eccetera, eccetera. Ovviamente potrete rimanere delusi. Io sono in diretta, se commetto degli errori non li cancello. È una lezione forse un po' più realistica, è come se io, insomma, stessi parlando con voi e potrò anche rispondere a voi, ai vostri commenti. Anzi, vi ringrazio per avermi iscritto in tanti su Facebook, siete stati veramente gentili e spero di essere altrettanto io nel darvi queste ulteriori notizie, perché sicuramente, stando già nel gruppo Facebook, state sicuramente collaborando tra di voi. Sicuramente tra di voi è vero, c'è collaborazione, però anche c'è competizione. Quindi alcuni di voi
ci rimarranno male perché diranno: ma cavolo, io aiuto tanto e ricevo poco. Sì, perché in effetti nei corsi ci sono tanti corsi anche indetti dai sindacati. Sì, però è vero, chi vuole aiutare tutti poi inevitabilmente aiuta soprattutto chi io riuscirò ad aiutare probabilmente chi mi seguirà di più. Chi mi seguirà di più si fiderà di me, cercherà di studiarsi e di organizzare il proprio studio. Seguendo queste indicazioni probabilmente avrà maggiori possibilità di vincere il concorso. Sono importanti tutte le questioni, le conoscenze relative all'empatia. Ormai va tantissimo l'intelligenza emotiva, quindi Goleman. Non vi scrivo tutto, quindi Gardner, i tipi di intelligenza, eccetera, eccetera. Chiederanno sicuramente, faranno sicuramente richieste e domande sulla creatività e sul pensiero divergente. Leggetevi o cercate qualcosa su Edward De Bono, il pensiero laterale. Quindi empatia, intelligenza emotiva, creativi, sicuramente l'organizzazione giuridica della scuola, didattica, eccetera, eccetera. Organizzazione giuridica. Quindi cos'è un PEI? Cos'è un PDF? Cos'è un PDP? Che cosa è cambiato negli ultimi anni? Che cosa è stato sostituito? Che cosa bisogna compilare? Ok? Che cos'è la didattica magna? Il metodo sincretico, il metodo del parallelismo, l'ordine della natura è caratterizzato da gradualità, da ciclicità. È importante parlare quello che vi scrivo, forse scrivetelo pure voi perché poi prenderete appunti. Ah, ovviamente, andate a vedere le prove, sono ufficiali, prove. TFA 3 e 4. E vedetevele, leggetevele in funzione dell'ordine e grado di scuola che fate. Studiatevi qualcosa, leggetevi qualcosa relativo alla gestione della classe. Scusate se scrivo così, è che penso, scrivo, parlo. Quindi imparare a riconoscere le emozioni, quindi studi sulle emozioni, la ricerca sulle emozioni in generale. Quindi tutte le normative anche dal 2015 ad oggi, anche la buona scuola, normative. Approfondimenti relativi alle fasi dell'adolescenza, della preadolescenza, eccetera, eccetera, quindi chiamiamole fasi evolutive. Ovviamente opere e autori, quelli più importanti, Piaget lo dovrete conoscere. Poi, che altro dire? Che cosa è il consiglio di classe, il consiglio docenti, la giunta esecutiva, il comitato per la valutazione dei docenti, responsabile della gestione delle risorse finanziarie, l'organizzazione della didattica scolastica, il GLH, che cosa sono le segnalazioni per le certificazioni della disabilità, la gestione dell'autovalutazione della scuola. Ogni scuola ogni 3 anni deve rielaborare l'autovalutazione. Libri su empatia e bullismo, poi che altro dire? Quindi, vabbè, ovviamente una questione importante della scuola è anche l'autonomia scolastica. Qualche domandina su questo vi potrà capitare. Adesso voi mi direte, il professor Samani ci sta dicendo che praticamente ci dobbiamo imparare tutto. Non è che ve lo dico io, se voi prenderete l'edizione Edises, Simone o altre edizioni, manuali per prepararvi al TFA, vedrete che troverete tutto quello che dico io e qualche altra cosa che vi ho aggiunto, per esempio sul caffè, e
Vi assicuro che se voi andrete a scaricarvi le prove delle diverse università, andrete a trovare pure quello che vi dico io. Quindi vi parla un insegnante che si è preparato, che ha preparato altre persone nei vari anni, che ha superato due TFA, anche fortunatamente. Io credo di aver preso alla prova preselettiva un 26 o un 27. Questo per dire che a volte anche un 21 potrebbe non bastare, perché sapete meglio di me che i posti messi a bando sono limitati. Quindi si può essere idonei ma non vincitori. Quindi scusate, ammessi ma non vincitori di concorso. Perché? Perché poi uscirà alla fine di tutto una graduatoria di merito che terrà conto ovviamente della valutazione che avrete preso nelle varie prove e anche dei titoli di accesso, quindi i famosi titoli di accesso. Se avete praticamente un dottorato di ricerca vi valuteranno tot punti, se avrete qualcosa relative alle conoscenze, che ne so, informatiche, piuttosto che un livello C2 di inglese, piuttosto che qualche anno di servizio. Ovviamente queste sono tutte valutazioni fino a un massimo solitamente di 20 punti su 100. Okay? Quindi pesa circa il 20% tutti i punteggi che non provengono dal concorso. Quindi l'importanza del diritto allo studio, che cos'è il MIUR? Abbiamo già detto dell'autonomia scolastica, il che cos'era il vecchio POF, ma è fondamentale adesso il PTOF, quindi l'offerta formativa, il piano dell'offerta formativa triennale, che è anche obbligatorio, insomma, per ogni scuola, il curriculum dello studente, la didattica modulare, la funzione del docente, la verifica, la valutazione. Queste sono importanti, la valutazione. Ci sono tanti tipi di valutazione, la valutazione in itinere, la valutazione iniziale dello studente, eccetera, eccetera. L'autovalutazione. Gli organi collegiali della scuola sicuramente sono fondamentali, quindi il Consiglio Superiore, come dicevo prima, della pubblica istruzione, i consigli regionali, i consigli scolastici locali, quindi l'USP, l'USR, eccetera, eccetera, il consiglio di intersezione, l'interclasse, il collegio docenti, il consiglio di circolo, d'istituto e la giunta esecutiva. Qualcosetta, qualcuno parla? Dice, io ve lo metto tra parentesi, qualcosa il rapporto tra scuola e territorio. Io dico anche no. Secondo me non è fondamentale. La valutazione ve la ripeto, quindi esiste un regolamento sul sistema nazionale di valutazione gestito dal DPR del 28 marzo 2013, numero 80. E ovviamente tante modifiche fatte alla scuola derivano da che cosa? Anche dalle indicazioni europee. Quindi la dimensione europea è fondamentale. Eventualmente vedetevi qualcosa su quello che è accaduto a Lisbona relativamente alla scuola, i programmi europei, il programma LLP. Il programma europeo che va dal 2014 al 2020, eccetera, eccetera. Sicuramente sono importanti le conoscenze relative ai processi di sviluppi cognitivi. Avevo parlato prima delle gestioni didattica, quindi anche della motivazione che può essere data allo studente, quindi motivazione. Le teorie didattiche e gli stili di apprendimento, teorie, metodologie didattiche, metodologie, stili di apprendimento, metodologie, stili di apprendimento, linguaggi, comunicazione. Se parlo troppo velocemente o troppo lentamente, mi dilungo troppo, me lo scriverete voi nei commenti. Io cercherò di aiutarvi. La relazione quindi educativa, la capacità relazionale, l'approccio sistemico, il pensiero complesso, la creatività. Abbiamo parlato già sulla normativa quindi della scuola, almeno la legge 104 del 1992, questa la dovete sapere. La normativa su DSA e BES la dovete sapere. Queste penso sono cose che già sappiamo, credo, immagino che sono cose che sapete già.
l'integrazione scolastica, i gruppi di lavoro per l'integrazione e l'inclusione, quindi il GLH, il GLI e il GLO. Le tappe dell'integrazione scolastica e il piano educativo individualizzato, DF, VDF e PEI già ve lo dissi, il rapporto di autovalutazione, quindi il RAV, e in linea di massima cos'altro dire rispetto ai bisogni educativi speciali, sicuramente i vari tipi di disturbi, vi chiederanno qualcosa sui DSA, anche se i DSA non hanno bisogno di sostegno, sicuramente. Vi parleranno quindi di sapere qualcosa generale sui BES, quindi svantaggio economico, DSA. Dentro i BES ci ricade tutto: svantaggio economico, DSA, quindi dislessia, disgrafia, disortografia, discalcolia, disturbo da deficit dell'attenzione, iperattività, ADHD. Ok, già l'ADHD può avere un articolo 3,3 nei casi peggiori, quindi assolutamente può essere un A1H. La disabilità, che cosa dicono i modelli diagnostici, il modello ICF, la classificazione quindi internazionale del funzionamento della disabilità e della salute, la professione del docente specializzato nel sostegno, i disturbi dello sviluppo intellettivo, il disturbo dello spettro autistico. Perché? Perché l'autismo è veramente, ci sono ragazzi autistici che sono completamente diversi l'uno dall'altro, quindi si chiama spettro perché veramente l'autismo è una categoria di ragazzi, di studenti enormi. I deficit visivi, uditivi, ipoacusia, disturbi del movimento, disturbi d'ansia potrebbero rientrare, la personalità ossessiva, disturbi del comportamento, dell'identità sociale, del comportamento alimentare, quindi bulimia, piuttosto che, cioè, tutte queste cose. Ovviamente vi consiglio un'infarinatura generale su quello che sto dicendo, infarinatura generale, perché veramente è talmente vasto il mondo di cui stiamo parlando che potrebbe capitare di tutto e di più. Allora è meglio sapere su queste cose un pochettino. Perché magari se vi capita quella domanda non rimanete del tutto spiazzati, non rimarrete spiazzati, quindi la depressione anche infantile, perché molti di voi mi hanno chiesto, molti di voi concorreranno per l'infanzia, quindi io vi dico assolutamente questa cosa è importante. Anche per l'infanzia sono importanti le TIC, la didattica 2.0 ormai è vecchia perché stiamo entrando nella didattica ormai 3.0. Gli strumenti esercitativi e quindi niente, andatevi a vedere tutte le prove ufficiali, scuola infanzia e primaria, scuola secondaria di primo e secondo grado, del terzo e quarto ciclo. Vi ricordo che il secondo si fece nel 2014-2015, il quinto e quarto ciclo mi sembra uscì l'anno dopo o un anno e mezzo dopo, poi ci fu il quarto, adesso ci sarà il quinto. E in queste prove sicuramente troverete qualcosa sul Maria Montessori, su Jean Piaget, sul che cos'è una didattica interculturale, ma lo troverete perché se, io poi se volete vi metterò anche i link dove trovare queste cose che vi sto dicendo e vi darò anche altre risorse da parte mia e farò sicuramente ulteriori video lezioni se il video sarà seguito e lo ritroverete utile. E queste cose che vi sto dicendo probabilmente poi vi accorgerete da soli, cioè non dovete credere a me, vi accorgerete da soli, ci sta dicendo tutte cose che insomma stiamo trovando. Qualcosa su Freud sicuramente, qualcosa sulla maturazione dell'identità, il puerocentrismo, che cos'è. Alcune cose, per esempio, le potete capire già dall'etimologia, dallo studio della parola. Che cos'è il pensiero divergente, la creatività, qualcosa su Gardner, Goleman, sicuramente ve l'ho già detto, penso, l'educazione alla salute, quindi i vari tipi di intelligenza sociale, astratta, fisica, meccanica, sincronica, interpersonale, vediamo se me ne ricordo alcuni, musicale anche, intrapersonale. Che cos'è una mimica facciale, ad esempio, l'emozione, la spiegazione verbale dell'adulto, piuttosto che le indicazioni nazionali per il curriculum,
qualcosa relativo anche al DPR 275 del 1999. Lo so, sono tutte cose pesanti, però sono cose che secondo me, se saprete, faranno differenza tra chi vincerà il concorso e chi no. Quindi non è un gioco, però vabbè, forse fare tutta questa selezione significa che avrò colleghi molto bravi. Io spero che tutto questo, insomma, cioè l'Italia ultimamente non investe nell'istruzione e si vede anche che cosa significa, perché sono tanti anni che stiamo in recessione o che comunque il paese non migliora. Cioè, è ovvio, si vede che tutti i paesi che investono in ricerca, sviluppo e istruzione sono i paesi più ricchi. Purtroppo la situazione è questa, noi abbiamo un compito importantissimo. Se in questa, pensate, vi lascio, vi dico questo e poi eventualmente farò altri video. Si è parlato tanto di medici, di infermieri, pochissimo di insegnanti, no? Che ci hanno salvato i medici, ma se ci pensate bene, un medico per diventare un medico deve fare le scuole, tutti gli di ordine e grado e poi l'università. Quindi come si diventa medico? Grazie agli insegnanti. Io credo che tutte le grandissime personalità del mondo hanno avuto la fortuna di avere anche bravi insegnanti e il nostro compito è davvero fondamentale, anche se a volte non ci viene riconosciuto. Io ormai ho maturato questo mio pensiero, che non è solo un mio pensiero, perché poi, dato che leggo molto, queste cose che vi dico, insomma, sono anche state sperimentalmente, dedotte e verificate, ok? Anche in, articoli scientifici, quindi non è solo una mia personale opinione, però, siccome purtroppo anche a volte mi confronto con l'ambiente Facebook, lì insomma spesso si leggono messaggi veramente dove, non dico messaggi d'odio, però dove ci sono divergenze, dove è quasi più importante vedere chi c'ha ragione piuttosto vedere a che cosa ci porta la ragionevolezza e qual è il fine di confrontarci, ossia confrontarci se ci serve per crescere, per aiutarci e per essere migliori, non per litigare e andare a vedere sempre scusate, i difetti dell'altro. Quindi con questo io vi saluto, speriamo davvero che ci saranno tanti like, mi piace, condivisioni, iscrizioni al canale, perché se sarà così io certamente dedicherò ulteriore tempo a riprendere questi discorsi che per me ovviamente riguardano il passato, però dato che io amo lo studio, amo la ricerca, amo l'insegnamento, sono disposto insomma a rendermi utile anche relativamente a questo argomento. Anche perché come giustamente mi dite, ma io non trovo il materiale e il materiale che per ora ho fornito è prevalentemente diretto a coloro che si stanno preparando all'esame di maturità e al concorso docenti. Ho seguito tanti docenti, io personalmente adesso sto facendo attività di ricerca, sono un ingegnere meccanico, ve lo dico, e sto facendo attività di ricerca in robotica e meccatronica, però il mondo, insomma, della pedagogia e del sostegno è un mondo che secondo me è veramente importante. Vi saluto, vi auguro una buona giornata o una buona serata, a seconda dell'orario in cui state ascoltando o vedendo questo video. Spero soprattutto che siate riusciti a sopportarmi per questi quasi 35 minuti. Di nuovo, arrivederci.